Benvenuti, io sono Sabina e oggi facciamo una nuova lezione di Hatha Yoga. Mettiamoci sul tappetino, le gambe incrociate, palma della mano verso l'alto, ruotiamo le scapole indietro, allunghiamo bene la colonna, ruotiamo leggermente il coccige in sotto e sentiamo dal centro della testa allungare verso l'alto. Attiviamo Mula Bandha, pavimento pelvico, l'ombelico verso la colonna e facciamo dei grandi respiri. Prendiamoci solo qualche minuto per fermare tutto il corpo, per portare l'attenzione sul respiro, su di noi, prima di iniziare la pratica. Inspira ed espira e prova solo ad allungare il respiro. Iniziamo adesso, e poi lo portiamo avanti per tutta la pratica, il sentire il respiro in tutto il nostro corpo, quindi non soltanto nel torace, ma senti il respiro che arriva fino alle gambe, arriva fino alle mani. Ancora qualche respiro. Sciogliamo le spalle, ruotiamole indietro, allunghiamo le braccia verso l'alto, possiamo incrociare le dita ed espandere bene il torace. Rilassiamo le spalle, espirando, flettiamo il busto verso destra. Inspiro e espiro verso sinistra. E poi torno, espirando, sciogliamo. Ok, ruotiamo lentamente la testa e il collo da un lato all'altro, se ne abbiamo bisogno. Lentamente. Ok, perfetto, ora ci alziamo, ci mettiamo con i piedi uniti avanti al tappetino. In posizione Samastiti, la posizione nella quale torneremo sempre alla fine di ogni posizione. Piedi uniti, gambe tese, attivo il pavimento pelvico, l'ombelico, inspiro, espiro. Al prossimo inspiro, braccia su, sguardo alle mani, espiro, scendo verso il basso, naso verso le tibie. Inspiro, sguardo avanti. Espiro, gamba destra indietro, appoggiamo il ginocchio a terra. Punta le mani, inspiro, apro il torace, espiro, planca, appoggiamo tutte e due le ginocchia e scendiamo con il torace. Inspiro, allungo le gambe, posizione del cobra, scapole giù, gomiti stretti. Espiro, cane a testa in giù. Rimaniamo qui per qualche respiro, senza tirare troppo le gambe, apriamo bene le mani, respingiamo il pavimento. Scapole indietro, sguardo all'ombelico e pancia in dentro. Ancora due respiri, lunghi, intensi. E poi con la gamba destra faccio un lungo passo avanti, appoggio il ginocchio dietro, inspiro, apro il torace, espiro, chiudo avanti. Inspiro, risali. Ed espirando ritorniamo giù. Inspiro, sguardo avanti. Espiro, sinistra e indietro. Appoggio il ginocchio. Inspiro, apro il torace. Espiro, planca, appoggio le ginocchia e scendi. Inspiro, cobra. Espiro, cane a testa in giù. Facciamo qualche respiro, attiva bene l'addome. Rilassa le spalle, espandi bene la cassa toracica. A ogni espiro senti le gambe che si rilassano e si allungano. E poi con la gamba sinistra, un passo lungo avanti, appoggio il ginocchio, inspiro, apro il torace, espiro, chiudo avanti, naso verso le tibie, inspiro, risali. Lo facciamo ancora una volta, espiro.
Inspiro, sguardo avanti. Espiro, gamba destra indietro. Inspiro, apri il torace. Espiro, prova a entrare in una plank con le gambe tese, scendi. Inspiro, cobra. Espiro, cambia testa in giù. Respiriamo. Ancora un respiro. E poi gamba destra avanti. Appoggio il ginocchio. Inspiro, espiro, chiudo avanti. Inspiro, risali. Sguardo verso l'alto. Espiro, scendo, uttanasana. Inspiro, sguardo avanti. Espiro, sinistra indietro. Appoggio il ginocchio. Inspiro, apro il torace. Espiro, plank, scendo. Inspiro, cobra. Espiro, cane a testa in giù. Cerchiamo di non andare, di non muoverci mai in apnea. Cerchiamo sempre di respirare. E poi gamba sinistra avanti. Appoggio il ginocchio. Inspiro. Espiro, chiudo avanti, spingi l'ombelico in dentro, inspiro, risali, espiro al centro. Perfetto, adesso iniziamo con la pratica. Portiamo la gamba sinistra indietro, teniamole anche frontale alla parete, mani sui fianchi, attivo l'addome, inspiro, espiro. Scendo, attivo l'ombelico in dentro, avvicina il naso alle tibie. Ora da qui prova ad unire le mani dietro la schiena e prova, se riesci, a portare le braccia oltre la testa, oltre il corpo. Inspiro, espiro 3, inspiro, espiro 4. Senti bene il peso su tutti e due i piedi. Quando inspiri senti la colonna che si allunga e quando espiri svuota tutto il corpo. Ultimi due respiri. E poi avvicina le mani ai glutei e dalla testa. Inspiro, risali. Ok, adesso ruotiamo i piedi. Andiamo dall'altra parte, ricordati di tenere sempre le anche bene frontali, non partire aperto. Puoi partire con le mani sui fianchi, ho visto che l'hai già fatto, mani dietro. Inspiro, apro bene il torace, espiro, allunga bene la colonna, svuota l'addome, scendi, 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 attiva l'interno delle gambe per stare in equilibrio. Il fianco sinistro lentamente prova a spingerlo indietro. Avvicina il naso alla tibia, inspira ed espira, respiri lunghi. Ascolta bene l'aria che entra in tutto il tuo corpo. Ancora 5. Ancora 6. Attiva bene l'ombelico in dentro e crea spazio fra l'addome e la coscia. 7. E 8. E poi avvicino le mani, inspiro, risali, espiro, riposo e torno al centro. Adesso entriamo in un guerriero 1, gamba sinistra indietro, un grande passo, ruota bene il piede dietro da sentire l'esterno appoggiato a terra, mantieni sempre le anche frontali, piega la gamba destra, ginocchio sopra il tallone, coccige leggermente in sotto, attivo mula bandha pavimento pelvico, braccia su, inspiro, espiro, affondo, 2, rilasso le spalle, apri bene il torace, in, es, 3, in, es, 4, senti i piedi bene aperti che spingono sul pavimento e dall'addome cresci verso l'alto, 5, un po' più giù, 6, 7 e 8, ma
mani sui fianchi, risali, ruoto i piedi, andiamo dall'altra parte. Anche frontali, appoggia bene il piede dietro, ruoto il coccige in sotto, attiva l'addome, inspiro, espiro. In, es, due, andiamo sempre un pochino più giù, tre, quattro, attenzione però a non sollevare la parte esterna del piede dietro. 5, espandi bene il torace, 6, 7 e 8 e torno. Ok, ritorno avanti, piedi uniti, adesso entriamo nella posizione del guerriero 3, o con le mani vicine al corpo o con le braccia sollevate, attiva bene il centro del corpo, inspiro. Espiro, sollevo la gamba sinistra, tutte e due le gambe tese, il piede dietro a martello con la punta verso il basso, espandi bene il corpo, arriva fino a essere parallelo a terra, in, es, 3, non trattenere il respiro, 4 e prova a salire un po' più in su, 5, 6, ancora un po' più in su, 7, e 8 e torno. Ok, attiviamo bene l'interno delle gambe, se no neanche si aprono. Proviamo dall'altra parte, braccia, inspira, allunga, espira, prenditi tutto il tempo per entrare nella posizione e soprattutto il piede sotto, non chiuderlo, apri bene la pianta dei piedi. Senti tirare dalle mani e dal tallone, 4, un pochettino più su, 5, 6, 7 e 8 e torno, rilassiamo, ok, adesso invece ruotiamo, teniamo la gamba destra. Io lo faccio a specchio, ok? Gamba destra aperta, entriamo in un triangolo, piede destro dritto, braccia distese, attiva l'addome come fosse appoggiato a una parete, inspiro, espiro, scendo. La mano destra la puoi appoggiare o sulla gamba o sul piede, oppure la puoi appoggiare dietro o avanti. Apri bene il torace. Devi sentire la nuca e le spalle bene appoggiate dietro. E da qui portiamo il braccio sinistro oltre la testa. Mantieni e espandi bene il torace. La testa e le spalle spingono indietro per allungare bene. 5, 6, 7 e 8. La mano sinistra sul fianco, inspiro, risali, ruota i piedi, adesso il piede sinistro aperto, il piede destro è leggermente chiuso, così che chiudi anche la coscia e quest'anca rimane dritta, inspiro, espiro, scendo, ok, trova la tua posizione, avanti, dietro o sul piede, come preferisci, il busto indietro, sguardo in alto, attiva le cosce per difendere il ginocchio e poi proviamo a portare il braccio oltre la testa, qua bene vicino all'orecchio, attenzione a non chiudermi, 4, inspiro, espiro, 5, inspiro, espiro, 6, apri bene il torace, inspiro, espiro, 7, inspiro, espiro, 8 e poi mano sul fianco, inspiro, risali, ok, chiudo un attimo, ora lo rifacciamo con una variante un pochettino più intensa e così sentiamo anche se le nostre gambe si sono allungate un po' di più, ritorno nel triangolo a destra, inspiro, mi allungo, espiro, scendo,
Entrati bene nel triangolo con tutti gli allineamenti, il braccio sinistro lo ruotiamo e lo portiamo dietro la schiena. Andiamo a prendere il quadricipite e già qua dobbiamo iniziare a ruotare bene il busto verso l'alto. E poi se riesci l'altra mano passa sotto, il braccio passa sotto e vado ad unire le mani dietro la schiena. Apri bene il torace, non cadere in avanti, ma sempre nuca e spalle che spingono indietro, il bacino spinge leggermente avanti. Mantieni. Puoi restare qui oppure addirittura se riesci scendere un pochettino di più. 4, inspiro, espiro, 5, le gambe sono attive, 6, l'addome è attivo, il torace si espande, 7 e 8, e poi sciolgo le posizioni delle braccia e risalgo. Perfetto, ruotiamo, andiamo dall'altra parte, braccia aperte, triangolo, inspiro, espiro, scendo, allinea bene tutto il corpo e poi ruotiamo il braccio destro dietro la schiena, iniziamo un pochettino di più la torsione verso l'alto e poi andiamo con l'altro braccio sotto. Inspirando porto le spalle e il busto indietro ed espirando ruoto. Espandi il torace, la spalla destra è rilassata. E spinge indietro, 4, in, es, 5, inspiro, espiro, 6, con l'espiro cerca di rilassare il corpo, entrare nella posizione, 7 e 8, e poi sciogli e torno. Perfetto, chiudo, samastiti, rilassa, riallinea tutto il corpo, perfetto. Ora riapriamo bene le gambe, adesso teniamo piedi aperti, ginocchia aperte, inspiro, espirando scendo, mantengo le ginocchia bene in linea col secondo dito, porto le braccia su, unisci le mani, mantieni, cerca di scendere aprendo bene le ginocchia, bene le anche, e arrivando paralleli al pavimento, attivo il pavimento pelvico, senti i piedi che spingono sul pavimento, attivo sotto le gambe e sento il pavimento pelvico che sale verso l'alto, in, es, 3, in, es, 4, lavora dai piedi per aprire le ginocchia, aprire le anche ed espandere tutto il corpo, 6, andiamo un po' più giù, 7, e 8, inspiro, espiro, ok, sciolgo la posizione, entriamo in una mezzaluna, quindi gamba, giriamoci verso la gamba destra, come essere in un triangolo, quindi sentiamo tutto il corpo ben appoggiato alla parete, apriamo le braccia, fissiamo un punto a terra, aiutiamoci piegando la gamba destra ed inspirando inizia a sollevare la gamba dietro. Attenzione a non chiuderti, ma rimani sempre aperto. Puoi restare in equilibrio se riesci, oppure puoi andare con la mano a toccare il pavimento, come preferisci. Espandi bene le braccia, solleva la gamba dietro con il piede a martello, la gamba è in chiusura. E la gamba sinistra in chiusura, la gamba destra in apertura. In, es, 5. Sentiti bene crescere verso l'alto. 6. Non chiudere le spalle e il torace. 7. E 8. E torno. Ok. Adesso ruoto. Proviamo dall'altra parte. Attiva l'addome. Fissa un punto a terra, respira e poi inspirando inizia a salire come fosse appoggiato a una parete. Fondamentale avere il centro del corpo forte, addomi e glutei, senti un'anca sopra l'altra. La sensazione è quella quasi di cadere indietro, ma invece ti stai solo allineando. 3,
espiro 4, inspiro, espiro 5, inspiro, espiro 6. Tieni bene il piede a martello, senti tutto il corpo che si espande. 7, non mollare. 8 e torno. Ok, rilassiamo tutto il corpo. Andiamo a fare una variante anche della mezzaluna e quindi ritorniamo. Adesso appoggeremo la mano a terra e andremo a prendere con la mano sinistra il piede dietro. Piega un pochettino, inspirando sali, espiro, scendo, appoggio il braccio destro a terra, trovo l'equilibrio. E poi con la mano sinistra provo a prendere il piede. Espandi il torace, porta bene il ginocchio su. Rilassa le spalle lontano dalle orecchie. In, es, 4. In, es, 5. Senti il piede che tira verso l'alto. 6. Respira. 7. E 8. E poi sciolgo la gamba e risalgo. Ok, com'è andata? Speriamo bene, va? Andiamo dall'altra parte. Respiro, se ho bisogno faccio qualche respiro per fermare tutto il corpo. Entriamo prima in una mezzaluna. Attiva il centro del corpo, fissa un punto a terra. Appoggia la mano, solleva la gamba dietro e quando ti senti stabile con la mano destra vai a prendere il piede dietro e poi piano piano prova a portare il ginocchio sempre più su e qui sentiamo bene proprio che un'anca è sopra l'altra. In, es, 3, rilassa le spalle, allunga bene il collo, 4, respira, prendo bene il torace, 5, 6, respira, respiri grandi, 7 e 8, e poi sciolgo e rilasso. Ok, sciogliamo bene tutto il corpo, ritorniamo in samastiti, entriamo in un cane a testa in giù, inspiro, espiro, due passi indietro e rimani qua. Sentiamo bene allungare le gambe, respingiamo bene il pavimento. Ok. Adesso andiamo a portare la gamba destra, io lo faccio a specchio, ok? La gamba destra esterna alla mano destra con il piede che si avvicina alla mano. Ora, se il tuo piede non arriva, aiutati. Metto un pochino più in qua, così ci vediamo bene. Mantieni la posizione o rimani qui, se non riesci puoi appoggiare il ginocchio a terra. Inspiro, espirando appoggiamo i gomiti a terra, quindi andiamo a lavorare bene sulle anche, sistema il pantalone se tira, cerchiamo di mantenere le scapole indietro, la schiena dritta, non cadiamo giù con la testa, l'addome è attivo, anche i glutei, inspiro ed espiro, sento tirare dal tallone e dal centro della testa, quindi il corpo è completamente in allungo e sento il lavoro sull'anca destra. In, es, 4, in, es, 5, in, es, 6, in, es, 7, in, es, 8, e poi appoggio di nuovo le mani, inspiro, cane a testa in giù. Espiro, cambio gamba, inspiro, sinistra avanti,
Inspirando inizio a abbassare il bacino. Non mollate i glutei attivi. Inspiro ed espirando inizio a scendere. Mantieni, scapole indietro, addome attivo, allunga la colonna. Cerca di distendere più che puoi. Ok, diversamente si va giù così, noi invece proviamo a distendere. Stendo bene la gamba dietro. In, es, 4. In, es, 5. In, es, 6. In, es, 7. In, es, 8. Appoggio le mani. Inspiro, cane a testa in giù. Espiro. Ok. Ora portiamo tutti e due i piedi avanti. Giro verso di voi così ci vediamo. Portiamo i piedi esterni alle mani e lentamente scendiamo in Malasana. Gomiti che spingono verso l'esterno, mani unite. Apriamo bene il torace e mantieni. Ok. Ora gli 8 respiri. Portiamo il braccio destro laterale, il braccio sinistro, apre bene il torace e poi ruota dietro la schiena. Proviamo, puoi restare qui e con la mano dietro prendere la coscia, lavorare sulla torsione, non ti chiudere, apri il torace oppure porta la mano dietro la schiena. Avvicino più che posso la spalla al ginocchio e espandi il torace. Attiva l'addome, in, es, 3. In, es, 4, in, es, 5, in, es, 6, in, es, 7, ultimo, in, es, 8, e torno. Dopo un po' magari può essere sofferente stare in questa posizione, ma appunto per questo che ci stiamo tanto. Cambio dall'altra parte, inspiro, espirando, ruoto la spalla a destra, apro bene il torace e vado ad unire le mani. Apri bene il torace, cerca di avvicinare il più possibile la spalla al ginocchio, di portare la spalla destra indietro, la testa indietro e apri il torace. 3, in, es, 4, non ti dimenticare la tua base di appoggio, che sono i piedi, quindi cerca di sentire l'arco plantare sempre sollevato, non chiudere, ok? Glutei attivi che spingono le ginocchia verso l'esterno. 6, 7 e 8. E sciolgo la posizione, appoggio le mani, sollevo. Ok. Entriamo in Uttanasana, quindi teniamo i piedi così come sono separati, lasciamo andare bene giù il corpo, proviamo a portare il palmo della mano sotto i piedi, inspiro, ombelico in dentro, espiro, svuoto tutto il corpo e avvicino naso e ginocchia, gambe tese, il peso del corpo su tutto il piede. Mantieni l'ombelico in dentro, espandi e svuota il torace. 4, 5, 6, 7 e 8. E poi sciolgo la posizione. Piego le gambe, srotolo e risalgo. Ok. Ora mi giro così, lo facciamo frontali. Facciamo una posizione di equilibrio. Da qua, mano destra, vado a prendere, se riesco,
l'alluce, se proprio riesco prendo il ginocchio, apro, inspiro, allungo la colonna e porto bene il ginocchio su, apro il torace, espirando apro il ginocchio verso l'esterno. Ora, non lasciamo la gamba rilassata e la mano che lavora, ma attiviamo bene la gamba affinché il ginocchio si avvicini il più possibile alla spalla. Poi o restiamo qui oppure proviamo a staccare e ad avvolgere, esattamente come abbiamo fatto prima a terra, il ginocchio all'interno delle braccia. Mantieni la posizione, non ti chiudere, respira. 3, in, es, 4, in, es, 5, in, es, 6, attenzione, fissa un punto, 7 e 8 e sciolgo. Ok, il corpo è sempre tutto attivo, eh? Non rilassiamo qualche parte perché sennò abbiamo visto che la gamba cade. Andiamo dall'altra parte, mano sinistra, vado a prendere l'alluce, apri il torace, già qua tira su bene il ginocchio, trova la stabilità, attiva l'addome, allungati verso l'alto e poi ruotando un pochettino il coccige in sotto, apriamo l'anca. Puoi anche restare qua, i glutei sono attivi per sentire bene l'apertura dell'anca, ma la gamba non è rilassata e spinge in su. Oppure se riesci, avvolgi e vai a prendere. Se riesci a prendere, ti puoi anche aiutare con una corda dietro la schiena, apri bene il torace. In, es, 3, in, es, 4, in, es, 5, in, es, 6, in, es, 7, ultimo, 8, e riposo, rilasso bene. Ok, adesso ultima posizione in piedi, divarichiamo bene le gambe, portiamo le punte verso l'interno, le mani adesso le possiamo mettere o così, mano gomito, oppure uniamo le mani in Anjali Mudra, come preferite. Pace, espiro, svuota l'addome e scendi. Se riesci vai a toccare con il centro della testa a terra, altrimenti rimani qua, attiva l'addome, stendi bene le gambe, senti bene l'esterno dei piedi appoggiati a terra. In, es, 3, in, es, 4, in, es, 5, in, es, 6, in, es, 7 e 8. Sciogliamo le braccia, appoggiamo le mani a terra, allunghiamo bene la colonna. Da qua passiamo a un'altra posizione. Inspiro, espirando ruotiamo il busto verso destra, portiamo la mano sinistra verso, se riusciamo, la caviglia e poi espirando a fondo, avvicinando il naso alla tibia destra. Da qua il braccio sinistro, il braccio destro sale verso l'alto. Creiamo una torsione. Mantieni, ancora 3, ancora 4, 5, 6, 7 e 8. Torno al centro, inspiro, allungo bene, espiro, andiamo dall'altra parte, il braccio sinistro prende, se riesci, il tallone, la caviglia, il polpaccio, allungati bene, inizia a ruotare il busto, avvicinarti alla tibia sinistra e poi inspirando solleva il braccio sinistro.
In, es, due, stendi le gambe, eh? Non ti dimenticare delle gambe tese, delle cosce attive. 3, rilassa le spalle, 4, ricerca l'allungo e la torsione. 5, 6, 7 e 8. E torno al centro. Inspiro, allungo la colonna, espiro, mani sui fianchi e risaliamo. Inspiro, espiro. Ok, chiudiamo i samastiti, rilassiamo le gambe e andiamo giù. Ci mettiamo a terra. Ok. Gambe tese, braccia sollevate, inspira, apri bene il torace, espiro, avanti. Ora se riesci puoi prendere gli alluci, puoi prendere l'esterno dei piedi oppure andare ad unire le mani fuori. Gambe tese, inspira, allunga la colonna, espirando svuota l'addome vicino il naso alle tibie. In, es, 3, in, es, 4, in, es, 5, tutte le volte che inspiri allungati, 6, in, apri il torace, svuota, 7, stendi le gambe, e 8, e dalla testa inspiro, espiro. Ok, ora proviamo a sollevare la gamba destra, io lo faccio frontale così ci vediamo, pieghiamo la gamba sinistra e con la mano destra andiamo a prendere l'alluce, apriamo il braccio sinistro laterale, solleviamo il piede, ora puoi tenerlo qua, ok? Con il ginocchio che spinge bene indietro, oppure provare ad aprire la gamba e ad allungare. Stiamo bene seduti sopra gli ischi, apriamo bene il torace, cerchiamo l'allungo. In, es, 2, le scapole sono giù, il ginocchio sinistro spinge a terra, 3, e la gamba destra si apre lateralmente, 4, 5, 7 e 8, torno e cambio dall'altra parte. Stiamo bene sopra gli ischi, braccio aperto, attiva l'addome, cresci verso l'alto, sollevo la gamba o la tengo qua oppure divario. Attenzione a non sederti indietro, continua a spingere bene il busto in avanti. In, es, 3, apri bene la gamba e non ti fermare qua, ma espandi tutto il corpo. 4, le spalle vanno giù e il centro della testa su. 5, 6, 7, e 8, e poi sciolgo la posizione. Adesso appoggiamo le mani avanti, saliamo sopra i piedi, entriamo nella posizione del corvo, appoggio bene le mani qui, se non volete farla potete anche soltanto provare a basculare con il corpo avanti e indietro portando bene le ginocchia vicino alle ascelle, sopra i tricipiti, lo sguardo avanti, attivo l'addome e inizio a sollevare il bacino. Posso fare anche solo qualche volta su e giù, è solo una presa di fiducia, eh? Spingi bene le gambe sulle ginocchia, le gambe sui tricipiti e le braccia sulle gambe, oppure puoi provare a sollevare bene il bacino e a staccare prima un piede, poi l'altro, poi tutte e due, e mantieni. Manteniamo un po' di respiri, ora qui magari qualcuno è già partito. E poi scendiamo. Ok,
Di nuovo torniamo avanti. Adesso invece ci sdraiamo a terra. Andiamo ad aprire un po' tutto il corpo. Teniamo talloni vicino ai glutei. Se riesci con le mani tieni le caviglie. Ruota bene le scapole indietro ed inspirando apriamo il torace. Se riesci con le mani tieni le caviglie, se no puoi unire in un pugno, ruotare bene le scapole sotto, mantieni. Cerca di portare il bacino verso l'alto e sentire i piedi che spingono il torace verso il mento. Attiva bene i glutei. Porta il respiro nel torace, 5, 6, 7 e 8. E poi scendo, porto le ginocchia al petto. Ok, ora chi vuole può fare un'altra volta il ponte con le braccia distese. Altrimenti restiamo qua, apriamo le braccia, schiena ben appoggiata a terra, espirando scendiamo con le gambe a sinistra, appoggiamo le gambe a terra, rilassiamo le spalle, ruotiamo la testa dalla parte opposta e poi se riesci la gamba destra provi a distenderla verso la mano, espandiamo bene il torace. E rilassiamo respirando con tutto il corpo, non c'è tensione in questa posizione, quindi se fai fatica a prendere il piede puoi prendere anche il ginocchio, ma cerca bene tutte le volte che espiri di svuotare l'addome e di rilassare bene tutta la schiena. Rilassa le spalle, ancora due respiri e poi torno, piego la gamba. Sollevo prima la destra, poi la sinistra, appoggio bene la schiena a terra, inspiro ed espirando scendiamo dall'altra parte. Le gambe scendono a 90 gradi, entra prima in questa posizione con le spalle ben appoggiate e poi se te la senti sviluppa la gamba sinistra verso la mano. Ok, e poi piego la gamba, torno al centro. Purtroppo il tempo è finito, quindi noi ci abbracciamo, rilassiamo un pochettino. E poi lentamente entriamo in Shavasana, in rilassamento. Quindi rilassa le gambe a terra, separate, ruota le scapole indietro, rilassa le braccia col palmo della mano verso l'alto. Trova la giusta posizione della testa e di tutto il corpo e riporta l'attenzione sul respiro. Senti bene il respiro lungo e rilassato che dal naso parte, va fino ai piedi e poi lentamente esce. Fai proprio uno screening di tutto il corpo, dai piedi fino alla testa, per ascoltare come sta tutto il corpo e rilassarlo. Prova in questo tempo in cui ti rilasserai a fare l'espiro più lento dell'inspiro. Puoi provare a contarlo o solo senti l'espiro più lento e più profondo. Rimani in Shavasana, in rilassamento, quanto tempo preferisci, non c'è nessun tempo codificato. Io ti ringrazio, vi ringrazio e mi raccomando seguiteci sempre sui canali della Get Fit, su YouTube, Instagram e Facebook. Buona giornata!